Amiche e amici del futsal e appassionati del calcio a 5 in generale, con la speranza che abbiate passato uno splendido Natale, ma prima di farci gli auguri per un radioso 2024, vi diamo qui il benvenuto dal Palatarquini di Ciampino per Ciampino Futsal Olimpia Verona, l'incontro della 14ª giornata della Serie A New Energy che chiuderà il 2023 del futsal nostrano. Chi vi parla è Alessandro Cappellacci. Andiamo subito a conoscere i protagonisti di oggi. Per quanto riguarda il Ciampino Futsal, vediamo già lo starting five. Comincerà tra i pali Mirko Casassa, poi con numero 8 Schinina, 10 Pina, 14 Diaz e 20 Gio Salla. A disposizione di Daniel Bagnes, coadiuvato da Fabrizio Davide, a cui facciamo gli auguri di buon compleanno. A disposizione con il numero 3 Messina, 7 Teresi, la new entry aeroportuale, estremo difensore ex Roma United Aprilia. Poi proseguiamo con il numero 13 Palmeggiani, 22 Faticuso, 31 Folco, c'è anche il 23 Pedro, poi lo riserviamo per ultimo perché gli facciamo lenti complimenti, diventato il 26 dicembre papà di due splendide bambine, Yania e Lenka. Complimenti anche alla sua amata Giovanna. Risponde l'Olimpia Verona di mister Luca Castagna. Anche per quanto riguarda gli scarigeri abbiamo lo starting five. Ringraziamo ovviamente il responsabile media Roberto Carisi per l'eleganza e la competenza nel svolgere le sue mansioni. Davvero un collega stimato. Quindi Fior Portuga, il grande ex dell'incontro, Jorge Santos, Caiche e Rocha, questi quelli che cominceranno il duello, lo scontro diretto per la salvezza. A disposizione leggiamo anche Portinari, Nardi, Citraro, Corso, Bortolotto, Gian Attasio, un altro ex, anche se ha giocato solamente, partecipato solamente alla preparazione 2 anni fa. Vediamo il secondo portiere 22 Mazzoni. Assenti per quanto riguarda il Ciampino Futsal, che darà il calcio d'inizio, attaccherà in maglia amaranto blu dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Assente De Filippis per squalifica, invece Carmen in tribuna. È stato quindi Folco a vincere il ballottaggio, mentre le assenze per l'Olimpia Verona sono Ugas, Olimpia che attaccherà per squalifica, attaccherà in maglia all white dalla destra verso sinistra dei vostri schermi. Assente anche Luca Ian. Ma si comincia, primo possesso Ciampino Futsal. Schinina, lancio verso Salla, di testa al centro dell'area, esce Fior, new entry degli scaligeri, dal posto di Ricordi. Intanto la conclusione subito, c'è la rete, si sblocca l'incontro, sono gli ospiti a portarsi in vantaggio subito con Jorge Santos, l'ex Fortitudo Pomezia, che l'anno scorso ha incontrato il Ciampino. Con la compagine laziale nel derby, più di un'occasione, sono 4 i precedenti da Ciampino e Pomezia, dell'anno scorso parliamo. Intanto Pina ha provato a servire Salla, che sbatte però sul numero 76 Lemes, pensa per lui in Arabia Saudita. Intanto Schinina, che sbatte su l'autore del 1-0. Possesso ancora per il Ciampino Futsal. Si duella sulla tre quarti, quindi Pina. Serve Schinina che mette subito al centro verso Diaz. Poi pallone ancora al centro. Occasionissima subito per il Ciampino di portarsi sul pari. Tanto si riparte, Fior, lancio subito lungo, di testa, non esce Casassa sull'Emes, rimasto tra i pali, a coprire più specchio possibile, è pronto a intervenire in caso di incrocio nella traiettoria. Intanto Diaz, su Pina, ancora Schinina,
Joao Salla su Diaz, che punta a Portuga. Sono 38, intanto Salla si gira, tu per tu con Fior, pallone che rimane lì e Schirina vede negarsi un gol proprio da, se non abbiamo visto male, da Portuga. Tanto Pina con numero, c'è la rete, la fa passare sotto Fior e Pina, il capitano, sigla la sua 51esima rete in questo triennio Serie A New Energy, in tutte le competizioni, riporta il Ciampino in pari. Tutto a rifare per il Verona, che ha conquistato il primo punto nella Serie A New Energy proprio nell'ultima partita disputata contro il Camme Treviso. Tanto tutto da rifare. A colloquio la signora Stefania Candria della sezione di Teramo, primo arbitro invece è Pasquale Crocifoglio della sezione di Napoli, al crono Ivo Colangeli della sezione di Aprilia. Questa è la terna arbitrale. Tanto Schinina su Salla, pallone che sbatte inizialmente su Rocha e va fuori, due gol per lui con gli ospiti allenati da Luca Castagna, un classe 86, tecnico giovanissimo, cresciuto in casa, sicuramente degli allenatori da tenere sott'occhio. Intanto Portuga salta Salla, ma si porta il pallone fuori. Bello tra ex compagni di squadra. Diciamo sono 38 le reti siglate nel biennio scorso con il Ciampino, 35 regular season, 3 in Coppa della Divisione. Un biennio assolutamente positivo per il brasiliano, ma con passaporto portoghese. Lui che è soprannome del mago. Intanto Pina col mancino, pallone però finisce alla destra di Fior, ampiamente sulla traiettoria. Chiamo lo schema 1, estremo difensore ex Mantova, ecco Sapone, stato anche compagno di squadra con Mirko Casassa. Intanto Portuga, Jorge Santos, inseguito da Schinina, brecca però Salla che serve subito Pina. Schinina ancora, Salla fuori dall'area, previsce non cacciare, Schinina al centro per Pina. Pallone però viene curato dal Verona, intanto Jorge Santos, cost to cost, finisce a terra, non c'è fallo, con lo scontro con Diaz. Attenzione, si scaldano un pochino gli animi. Nulla di che, comunque abbiamo visto una spinta, ma si riparte. Pina su Schinina, ancora su Gio Salla, Schinina ancora al centro. Passaggio no look, impreciso verso Pina, che aveva fatto addirittura un altro tipo di movimento. Stato da indicazioni se Daniel Ibanez, più nel mondo con le Furie Rosse nel 2000, lui che è un brasiliano ma naturalizzato spagnolo. Intanto Schinina, Pina, finisce a terra Alex Caos. Lo scontro con Rocha, non c'è comunque nessun tipo di fallo. Sconteggiato, intanto Pina si libera di Portuga, ancora Pina, tu per tu con Fiore, si divora davvero un Eurogol. Grandissima azione del capitano aeroportuale, che cosa aveva fatto lì? Era un gesto tecnico tirato fuori dal cilindro, ma tu per tu con Fiore non c'entra la porta. Fiore che lancia lungo su Rocha, va sportellate con Salla. Passaggio su Portuga, il mago serve Lemes, uno dei giocatori con più qualità sicuramente e affidabilità dell'Olimpia Verona, che ancora deve sbloccarsi quest'anno. Intanto Jorge Santos si era liberato di Schinina, ma si è allungato il pallone, quindi ha concesso questa rimessa laterale al Ciampino Futsal nella sua metà campo, rimessa già battuta. Schinina a lungo a cercare Pina, interviene però Portuga, la manda fuori, forse più un passaggio verso Rocha, però non arriva a destinazione, rimessa Ciampino, vicino al tavolo del cronometrista, mi arrivo con Angeli. Tanto Pina, ricevuto palla da Salla, ancora il tutto Diaz, Pina, Schinina, Pina ancora, passaggio corto con rischio, ma arriva prima Diaz. Stava per intervenire Jorge Santos, è riuscito a scippare però il pallone liberico.
colloquio il direttore di gara con l'MS. Chiamo lo schema Pina. Tocca corto su Diaz, ancora Pina. Su Schinina, pallone al centro. Poteva forse bloccare Fior, forse leggermente in controtempo. Rischio di spingere di piede. Era il tempo comunque per abbassarsi, ma sicuramente era in controtempo. Intanto Jorge Santos che va a uscire fuori a lasciare posto al numero 17 Gian Attasio, come abbiamo detto uno degli ex, anche se l'anno che ha approdato al Ciampino ci è rimasto in pratica un mese, quello della preparazione, si è poi trasferito al Sesto. Tre gol siglati per l'ex Maccan Prata. Tanto Ferretti appena entrato perde però subito il pallone. Rocha col destro e risponde puntuale Casassa. Primo vero intervento di questo match. E dice di no in tuffo. Pallone intanto al centro. Sfera che sbatte su Ferretti, che ha partecipato in settimana nel ritorno degli ottavi di finale disputato contro la Cioli. Si è concluso con la vittoria per 7-3 degli Arecini e quindi il passaggio del turno ai quarti di finale della competizione domestica eliminazione diretta riservata agli atleti under 23. Intanto Pina, Ferretti, ancora Alex Cinsternino, Tutu Diaz, Pina, pallone recuperato però dall'Olimpia Verona, l'MS verso Gian Attasio, ancora il mago Portuga, Gian Attasio che passa su l'MS che non c'entra lo specchio, bravo Casassa comunque a chiudere, ma un'occasione questa solare per gli ospiti, davvero che hanno approcciato decisamente bene questo match, questo scontro salvezza. Forse gli Scaligi hanno pagato un po' il cambio di categoria, loro che hanno vinto il girone A della scorsa Serie A2 ma che hanno preso un po' le misure. Intanto l'MS prova col mancino, blocca Casassa che la tiene giù e fa ripartire loro il, diciamo, il 2-2 col Came Treviso, e l'ottimo inizio ci fa capire che il Verona non vuole rassegnarsi all'ultimo posto, vuole scalare la classifica, prendersi la salvezza. Stesso discorso il Ciampino che manca da 53 giorni alla vittoria, 12 punti, zona playout, vuole centrare l'obiettivo dichiarato della salvezza diretta. Tanto Fiora lancia lungo, non riesce però il suggerimento verso Gian Attasio, ha fatto un bel movimento, non è però troppo alto e troppo lungo. Eccolo Petrov, neo papà come abbiamo detto in fase di apertura. Vediamo per chi si fosse sintonizzato più avanti. Papà insieme all'amata Giovanna di due splendide gemelline, Yania e Lenka. Tanto Salla, il fixo artigliero del Ciampino Futsal. 42 reti siglate in 2 anni e mezzo in tutte le competizioni. Ferretti, Pina, Petrov, ancora Pina, Ferretti. Si alza il Lompia Verona e fa bene perché scippa il pallone. Intanto Gian Attasio prova col mancino, ha avuto lo spazio col destro. Casassa era andato giù, quindi ha provato a superarlo col mancino, ma pallone che ha sbattuto su un avversario, quindi è rimesso Lompia Verona. Prova Rocha, pallone smorzato da un avversario e finisce tra le mani di Casassa, che lancia subito lungo su Petrov. Non riesce però a controllare il serbo, che non è riuscito a qualificarsi però per i mondiali con la sua nazionale, anche se è praticamente quasi sempre andato a segno nelle qualificazioni. Tanto pallone recuperato con Salla, Petrov, pallone al centro, Fiora dice di no, la liscia poi Petrov, ma Ciampino tiene il possesso della sfera. Tutu Diaz prova a liberarsi Gian Attasio, viene raddoppiato, scarica su Ferretti. Tanto appena entrato Portinari, classe 2003, uno dei giorni più interessanti dell'Olimpia Verona. Diaz, Joao Salla, Diaz sulla destra, Joao Salla si chiude l'1-2,
e non c'entra lo specchio, che peccato per il ciampino futsal, risteso col piede Fior, non inquadrato però lo specchio, il fixo artigliero del ciampino, entrato intanto Messina, lancio lungo, esce di testa Casassa, si può ancora trovare pronto. Tipacchina mette giù Citraro, l'argentino classe 80, un background nel calcio. Intanto tocca Messina, non ha boccato al movimento di Jorge Santos, possesso però l'Olimpia, se ne va sulla sinistra, davvero molto bene Portinari su Ferretti, poi arriva il gran carriera Perov che la spara sulle barricate. Messa da sfruttare ora per l'Olimpia Verona. Jorge Santos punta Messina, libera il mancino, Casassa in due tempi, con i pugni manda fuori Pessi della sua panchina. Gian Attasio lascia a Caiche Lemes, il passaggio su Fior, lancio lungo, interviene di testa Petrov, duello sulla tre quarti, rischiato gioco pericoloso di Gian Attasio, gamba tesa sul profeta Messina, una vita trascorsa al Meta Catania prima di vincere il playoff con Pirossigeno Cosenza nella finale dell'anno scorso sulla Team Network. Tanto Petrov scarica su Ferretti, quindi Messina, ancora Ferretti, interviene puntuale Portinari che anticipa il serbo ex Pescara ma anche San Giuseppe. Tanto Petrov preferisce un'altra soluzione, tanto è scippato Gian Attasio, diciamo così perché c'era libero il compagno, parliamo di Diaz, ha preferito provare un suggerimento avanti, stava per approfittarne l'Olimpia Verona, con Gian Attasio avrebbe avuto un'autostrada verso Casassa. Ancora Petrov scarica su Messina, quindi Ferretti, porta palla all'ex Real Ciampino Academy e c'è la rete, si fa sorprendere Fior e a 9 minuti esatti Ferretti completa la rimonta, ribalta il risultato e porta il Ciampino sul 2-1. Ma chiama il time out mister Castagna e mentre passeranno gli highlights ne approfittiamo per prenderci un minuto di pausa. Ferretti che sigla la sua seconda marcatura stagionale in Serie A. Diciamo che Fior poteva sicuramente fare di più sul raso terra del classe 2001. Tanto corner per l'Olimpia Verona. Prova col mancino Gian Attasio. Colpisce il pallone Diaz. Tiro insidiosissimo, intanto si duella tra Ferretti e il numero 6 Portinari, pallone viene smistato a centrocampo ma la sfera è uscita, quindi ancora una rimessa nella metà campo avversaria per il Verona, vediamo come la sfrutterà la formazione di Castagna. Te giù Caiche Lemes, manda al centro,
Ancora Diaz ad allontanare. Marcatura uomo su Portinari. Pronto da due passi a ribadire rete. Eccolo Portinari. Ma recupera palla Diaz. Quindi Petrov. Scarica su Ferretti che prova il destro e c'è l'autorete di Gian Attasio. Esulta Messina. Vedremo poi in fase di highlights se ha toccata il numero 3. Dovrebbe essere colpo di tacco. Colpo di tacco di Messina. Pallone che è andato sotto le gambe di Gian Attasio. Quindi gran gol. Grandissimo gol. Poi lo rivedremo accuratamente anche in fase di highlights. Però colpo di tacco splendido dell'ex Meta Catania, che a 9.39 sigla il tris. Davvero ce l'aspettiamo nella top 3 di divisione dei gol della 14ª giornata. Nella top 3 c'è finito anche lo splendido tacco di Salla nella scorsa partita contro l'Eco City. Tanto ancora a far girare il Ciampino. Colchina Palmeggiani appena entrato. Pina, tu per tu con Fior. Pina! Che gran parata di Fior in uscita. Ma eccolo Palmeggiani, il bomber del Ciampino di Coppa Divisione. 16 reti per lui fino agli ottavi. Tanto esce col pugno Fior. Via prima però Pina che scarica su Salla. Ma Rasoterra viene respinta ancora dal estremo difensore ex Acqua e Sapone. Tanto Pina da due passi, Palmeggiani non riesce a buttarla in rete. È stato un più tre forse troppo ingeneroso per l'Olimpia Verona, che sta disputando davvero un gran primo tempo, passato addirittura in vantaggio. Ciampino però cinico, ha approfittato praticamente di ogni situazione. Ma Portinari il numero su Pina, esce però puntuale Casassa, porta palla Schinina, scarica su Salla, la sua terra Schinina da due passi. Frutta l'assist del fixo artigliero e Lillo Schinina porta sul più 3 il Ciampino. Davvero ripartenza letale per gli uomini di Bagnas. Portuga è uno dei giocatori di più qualità, forse il giocatore con più qualità insieme a Luca Ian dell'Olimpia Verona. Da lui si attende una pronta reazione per questo 4-1. Intanto Salla preferisce non calciare, scarica su Pina, la conclusione viene ribattuta dall'avversario. Schinina, lui rimette in gioco verso Salla, ma prova il destro dalla tre quarti che finisce ampiamente sopra la traversa della porta difesa da Fior. Vero, a eccezione del 2-1 del Rasoterra di Ferretti, autore di una buona gara finora. Pina che ha ricevuto palla da Schinina. Palmeggiani recupera palla all'Olimpia Verona con Rocha, quindi Gian Attasio a sua volta per Portuga. Eccolo il mago verso Gian Attasio, si era coordinato a meraviglia, però mancata la precisione, dovuta anche la potenza, ma è riuscito a centrare la porta difesa da Casassa, che ha rimesso verso Pina, quindi Schinina, pallone che viaggia sulla linea laterale e finisce fuori. Non è riuscito Pina ad arrivare in tempo per tenere il pallone sul rettangolo di gioco. Portuga, Gian Attasio con rischio, Portuga però difende il pallone, l'ha straticato letteralmente dai piedi di Pina. Brecca lì Palmeggiani che serve Joao Salla, ma arriva prima Gian Attasio, pallone dietro verso Fior che rilancia lunghissimo, la chiama Casassa che lascia sbattere sulla parete del Pala d'Arquini. Schinina, Pina, Schinina ancora, si alza il Verona,
tentativo di trovare la seconda rete di giornata. Intanto sulla sinistra stava arrivando come un falco Pina. Pallone leggermente impreciso quello di Palmeggiani, o comunque Pina leggermente in ritardo. Fatto sta che si rimane sul 4-1 quando mancano 7 minuti e 30 all'intervallo. Tanto appena entrato Nardi, classe 2001, autore di 2 gol nel regular season in questa stagione. Palmeggiani su Pina, al centro verso Joao Sala, che parata ha fatto Fior, davvero una grandissima parata. Il numero 2 di Luca Castagna ha negato la gioia della rete al fixo artigliero ex Carlos Barbosa, giocatore di 3 Libertadores, ma anche ex Sbarro Teplice insieme a Casassa. Intanto Pina fuori dall'area, ha provato a servire il compagno, possesso però ancora del Ciampino. Schinina su Palmeggiani, fece a terra Lillo, atterrato da Portuga. Semplice scontro di gioco, ma c'è time out chiamato dalla panchina aeroportuale. Mentre passano i replay, ne approfittiamo per prenderci un altro minuto di pausa anche noi. Fanno anche sentire gli ultras Ciampino, arrivati ora a sostenere i loro beniamini, davvero sempre presenti in questo 2023, molto spesso anche in trasferta. Vediamo come sfrutterà la formazione di Pagnas questa punizione sulla tre quarti avversaria. Parte Petrov, lascia Messina, carica su Diaz al centro e Petrov non inquadra lo specchio, svirgola ampiamente, chiama lo schema 1 intanto Fior. Schema 1 corto verso Portugal, vediamo il movimento, rimangono dietro, non c'è nulla di fatto. Intanto Diaz ha toccato lì Lemes, lascia scorrere Casassa. A 6.25 dall'intervallo, ovviamente effettivi. Casassa lungo verso Petrov che aggancia il pallone ma se lo porta fuori, disturbato dal mago Portuga. Lungo Nardi, fa sportellate con Diaz, vince il tutu ex Newell's All Boys, l'italo argentino arrivato 2 stagioni fa a dicembre, almeno dicembre il tesseramento, poi in Italia è arrivato a gennaio. Intanto Lemes e c'è il palo decisivo lì, Casassa a chiudere, davvero grande azione personale di Keke Lemes, davvero 4-1, lo diciamo forse troppo ingeneroso per questo Olimpia che davvero sta lottando con le unghie e con i denti. Petrov ancora, punta Portuga, riesce il passaggio verso Diaz, prova il mancino, risponde Fior in spaccata sulla sua sinistra, poi Nardi, arriva il tutu, pallone che va fuori, ultimo tocco del numero 8 dell'Olimpia, anzi no, viene rettificato il corner dal direttore di gara, il signor Pasquale Crocifoglio, che si assicura le condizioni di Keke Lemes su un colpo alla coscia.
posiziona senza conseguenze. Exalca e Disia. Kaique che lascia spazio a Jorge Santos. Intanto Gian Attasio verso Rocha, il capitano degli Scaligeri. Ancora Gian Attasio, Jorge Santos prestato da Messina. Che lo manda su Nardi, ma arriva Ferretti che recupera il pallone, poi il tutto Diaz finisce a terra. Un po' subito da Nardi. Era Diaz battere questa punizione, vediamo se toccherà dietro verso Messina. Fischio della signora Stefania Candria, quindi si può proseguire. Tre falli commessi dall'Olimpia Verona, nessuno a carico per il Ciampino Futsal in questo primo tempo. Tanto Messina ha capito la traiettoria del passaggio, quello di Rocha verso Gian Attasio, ha mandato fuori. Possesso però Olimpia Verona, la conclusione intanto di Portinari, sbatte su un avversario. Olimpia che guadagna questo corner. Giù Portinari, dietro verso il numero 16 Jorge Santos. Ancora Portinari, fa sportellate con Diaz, interviene anche Ferretti che sradica il pallone dal classe 2003, poi Casassa a lungo su Messina. Gian Attasio però la fa sua e prova col mancino, forse sboccato da Petrov, risponde presente però Casassa, riparte Giampino con Messina, ma c'è un fischio il direttore di gara, pallone che era uscito. Anzi no, c'era una punizione, quindi primo fallo commesso dal Ciampino Futsal in questo primo tempo. Che parata che ha fatto in tuffo Casassa sulla conclusione col mancino di Gian Attasio, sporcata anche da Petrov. Ecco Gian Attasio, mette al centro verso Rocha che si coordina a meraviglia, ma la sua terra. Intanto Fior che la manda fuori, leggermente fuori dai pali, l'ex a quel sapone. Ciampino che si riporta avanti con questo corner. Diaz verso Petrov, pallone però finisce lontano dallo specchio difeso da Fior. Tanto lancio lungo, non arriva a destinazione. Vita era stato un ottimo pressing di Ferretti su Portinari. È disturbato, non è riuscito neanche ad anticipare Casassa in uscita. Ferretti, Diaz, ancora Ferretti. Pressato da Portinari, si libera di Portinari Ferretti, ma si porta il pallone fuori. Messa per gli Scaligeri, in maglia All White. Jorge Santos, arriva Petrov, servito adesso da Messina. Ancora Petrov, ha provato con la suola a servire l'ex Meta Catania. L'ha toccato fuori Jorge Santos. Messina, autore di un gran gol di tacco al volo, quello del 3-1. Abbiamo prima visto una deviazione di Gian Attasio, ma dal replay tutto fa sembrare che il tacco è stato di Giovanni Messina, del Profeta. Quindi siglato la sua prima rete con la maglia del Ciampino Futsal. Tanto altro corner per gli aeroportuali. Se ne incarica Petrov. Vediamo per che soluzione opterà il serbo. Dietro verso Diaz col sinistro. Ha provato a incrociare. Non finisce fuori, ci è sembrato comunque Fior la traiettoria, chiama ancora lo schema 1, ora si concretizza, fanno movimento ora i compagni. Gian Attasio di uscita bassa, lo schema numero 1,
Tanto Black qui, Diaz già sulla tre quarti degli avversari, Diaz col mancino e Fior con l'ausilio del palo dice di no all'italo argentino ex Newell's Old Boys. Quindi Ferretti, tocca su Messina, Diaz ancora, il profeta su Casassa. È anticipato Ferretti da Jorge Santos, non è una rimessa laterale il Ciampino, già battuta Giovanni Messina, Diaz, Ferretti, ancora Diaz, suggerimento verso Pedro, esce puntuale Fior, Ferretti, Tutu Diaz, Messina, ancora il Tutu, Petrov, un calma il Ciampino, forte delle tre reti di vantaggio. Ricordiamo, per chi si è sintonizzato più avanti, Olimpia che si era addirittura portato avanti nel punteggio. Jorge Santos, poi è uscito davvero bene il Ciampino che si è ripreso dalla doccia fredda. 4 gol, praticamente una pressa all'altro, intanto break qui, Tutu Diaz, tu per Tutu Fior che dice di no, la blocca addirittura, ha provato a far ripartire i suoi, recupera tutto Petrov sulla sinistra, ancora Petrov ha provato a beffare l'estremo difensore ex Mantova sul primo palo e si arrabbia con i suoi. Davvero il Verona non può concedersi il lusso di concedere altre reti, vuole provare a riacciuffare il punteggio da Jorge Santos, pressato da Pina, riesce comunque a servire Lemes, ancora Caiche che aveva provato a servire Giannattasio, porta però il pallone fuori, Gaccia Pino, rientrato intanto Palmeggiani, Pina, eccolo Palmeggiani, l'ex Lynx Latina, lui che ha debuttato da minorenne con i nero azzurri, davvero giocatore dotato di una tecnica smisurata, bisogna forse di trovare maggiore continuità per permettere al suo talento di esplodere. Stesso discorso per Simone Fatiguso in panchina, intanto Palmeggiani col destro, però che sbatte su Giannattasio, eccolo Fior, pronto a lanciare lungo, esce Casassa, pallone però troppo alto, semplice rimessa dal fondo, Pina, becca lì Giannattasio, ma non è riuscito però l'assist vincente sull'Emes, era praticamente a tu per tu con Casassa, forse addirittura aveva tre quarti di porta spalancata. Intanto Giannattasio lascia all'Emes, però ci mettono troppo tempo, 4 secondi, quindi è controfallo, rimessa Ciampino che è 1-10 dall'intervallo, può sfruttare questo possesso, Pina altissimo, intanto il Verona Schinina, Palmeggiani, Pina, Schinina a lungo, lascia scorrere fuori l'Emes, si accontenta una rimessa laterale nei pressi della sua panchina, da intanto indicazioni sulla panchina Luca Castagna, alzano i decibel intanto gli ultras Ciampino, Giannattasio di tacco, ha provato il suggerimento verso la corrente Rocia, pallone però impreciso, intanto Casassa lungo, termina di testa Salla, rimessa Verona già battuta. È entrato intanto l'esperto Cetraro, l'argentino, classe 80. Serviva anche la sua esperienza al Verona in questo match. Intanto pallone al centro, e ha toccato Palmeggiani. Facile presa però per Alessandro Fior. Giannattasio, 30 secondi effettivi. Intanto la conclusione in due tempi la fa sua Casassa. Con subito il tiro Lemes per cercare di beffare estremo difensore campione, bicampione d'Italia, sia con l'Asti che con l'Acqua e Sapone. Palmeggiani intanto si gira su Rocia, dice a terra il 13, intervento comunque senza fallo di William Rocia del classe 98. Mette giù Pina, unico diffidato in campo,
Ora stare attento visto gli impegni. Intanto Fior prova addirittura dalla sua area. Quando mancano 3 secondi e 3 decimi alla sirena dell'intervallo, si ferma Pina che arriva in questo momento. Ciampino dunque che conduce per 4-1 in rimonta. Ricordiamo i marcatori a sbloccare il match, è stato Jorge Santos che ha portato in vantaggio gli scaligeri, poi il pari di Pina, quindi il 2-1 di Gianluca Ferretti, Rasoterra che ha sorpreso l'estremo difensore numero 2 dell'Olimpia, poi 3-1 di Messina e il 4-1 a opera di Schinina. Ma rimanete con noi, tra circa 10 minuti il secondo tempo di Ciampino Fuzza all'Olimpia Verona. Sarà l'Olimpia Verona a dare il calcio d'inizio di questo secondo tempo che avviene in questo momento. Olimpia Verona che si era portata addirittura in vantaggio quest'oggi. Jorge Santos, Ciampino però è uscito e ne ha fatti 4 gol, cioè che quindi si è poi messo in discesa, ma buon primo tempo per quanto riguarda gli scaligeri, davvero propositivi. Intanto Gian Attasio, facendo su Fior, che rilancia a lungo, con l'MS al centro, la conclusione, che azione questa dell'Olimpia Verona! Visione di Portinari, però finisce fuori. Intanto Petrov scarica su Pina. Break Lady Kaikelemes sul tutto Diaz. Poi interviene Pina che manda fuori. Evitare quei peggiori. Dato Lemes, interviene Casassa che anticipa Rocha. Quindi Diaz ha ricevuto palla in precedenza da Sala, ma riparte l'Olimpia Verona e chiude tutto lì Casassa sull'azione di Portinari, ma intanto Gio Sala ha provato l'assist su Pina sul secondo palo, interviene però l'avversario che manda fuori. Erano entusiasmanti questi primi secondi della ripresa. C'è controfallo chiamato dalla signora Stefania Candria della sezione di Teramo. Si riparte con Fior, si scarica subito corto su Gian Attasio, quindi Portinari, ancora Gian Attasio, però regala il pallone a Salla e c'è la rete di Petrov. Ha fatto un ottimo intervento Fior, il pallone però poi è finito su Pina e a sua volta su Petrov, che festeggia così la nascita delle sue due bambine, Denia e Leca. Parte con la conclusione di Gian Attasio, centrale, respinge Casassa, concede questa rimessa agli ospiti. Intanto Rocha non è riuscito lì a concludere l'azione. Tanto Petrov, la suola su Pina, quindi Diaz. Pina ancora, che ha ricevuto palla da Gio Salla.
Petrov ancora, Diaz, e il tutto ancora, recupera tutto Portinari che serve Giannattasio, si chiude l'1-2 con Portinari, Parocia sul secondo palo, e che cosa ha preso lì Mirko Casassa a chiudere sull'Emes, occasionissima del Verona per riportarsi sul meno 3. A trovare pronto Mirko Casassa che ha saltato lo scorso match. Intanto ancora Casassa che alza sopra la traversa, dicevamo Casassa che ha saltato lo scorso match a Genzano per un piccolo infortunio, ma è tornato alla grande quello che stiamo vedendo in questa gara, questo scontro diretto per la salvezza tra gli aeroportuali e gli scaligeri. Intanto corner ancora per gli ospiti, è l'Emes a calciare il suggerimento di Rosa, pallone però finisce sulla parete del Palatarquini, quindi Petrov che riceve palla da Casassa, interviene col piede l'Emes, infatti l'ultimo a toccare aveva chiesto lui la rimessa, Pina, il Toto Diaz, si alza l'Olimpia, ancora personale di Diaz che serve Palmeggiani che tocca il primo pallone della sua ripresa, del suo secondo tempo, tanto Pina al centro, aveva detto di no Fior, poi sul pallone vacante si sta per avventare Palmeggiani, ma fa buona guardia lì il Verona che nega la sesta rete di giornata al Ciampino, va intanto col mancino Pina sul primo palo e ancora a dire di no Fior, davvero a parte il 2-1 davvero molto attento quest'oggi per scindere le 5 reti incassate. Intanto Pina, ecco passaggio su Casassa, Pina su Palmeggiani, ancora Pina, Palmeggiani, si intendono a meraviglia i due, Diaz, Petrov, era davvero positiva per l'ex Lynx Latina e ci voleva, tanto Pina col destro, pallone sporcato però da un avversario, dovrebbe essere Giannattasio, corner Ciampino ma rimane a terra Keke Lemes, prima un colpo, dovrebbe essere comunque nulla di preoccupante anche se leggermente claudicante, si rialza il brasiliano. Mette giù Diaz, pallone verso Pina ma recupera l'Olimpia Verona che prova a ripartire, riesce a tenere il pallone in campo Giannattasio, recupera già il possesso il Ciampino, sono trascorsi 3 minuti e 5 secondi effettivi dalla ripresa. Petrov, Diaz, Palmeggiani, Pina, eccolo il vincitore di 3 TTR Palmeggiani. Siamo ovviamente a Ferretti. Portinari, arriva però il Tutu Diaz, ma a sua volta William Rocha recupera e serve Keke Lemes, ancora Lemes fa sporterate con Palmeggiani, pallone che va fuori, rimessa dal fondo per i rosso-blu di Daniel Ibáñez, oggi in maglia amaranto-blu. Vediamo pronto a entrare Messina a bordo campo, autore di un gran gol, quello del 3-1 di tacco al volo. Intanto Rocha anticipa Petrov che batte comunque la rimessa laterale, quindi Schinina ancora su Petrov, a sua volta su Ferretti, Ferretti sulla sinistra, prova col mancino e chiude tutto l'Emes per i padroni di casa, si incarica Lillo Schinina che la alza verso Petrov, svircola però col sinistro ed è rimessa dal fondo, anzi è addirittura laterale, quindi Giannattasio, Rocha, Ghe Santos, ha toccato Messina, eccolo Messina con il mancino, becca il palo, palo alla sinistra di Fior, centrato in pieno il legno, tra virgolette, si usa dire così anche se ovviamente metallo la porta. In
intanto Jorge Santos che punta Palmeggiani, ancora Liberico. Gian Attasio tiene il pallone in gioco, apre del tunnel su Skinina che non ha bocca e recupera il possesso. Skinina che con la suola serve Ferretti, dietro per Casassa. Casassa lungo su Messina, di testa però uno scaligero, parliamo di Kekelemes. Tanto qui Ferretti recupera, serve Palmeggiani, quindi Skinina, ancora Ferretti, Palmeggiani ancora verso Messina col destro, pallone fuori, era sulla traiettoria comunque Fior. Però un fischio del direttore di gara, il signor Pasquale Cocifoglio, nulla di che, era a colloquio con intanto Casassa fa sportellate in aria con Nardi, manda fuori, davvero palla insidiosissima questa, più complicata del previsto. Intanto Lemes prova a liberarsi di Ferretti, scarica su Jorge Santos, quindi Nardi, Gian Attasio, alzano i decibel gli ultras Ciampino. Ciampino che deve portarsi a casa il bottino pieno, come abbiamo detto in fase d'apertura, vittoria che manca da 53 giorni. Olimpia che deve invece alzare il ritmo, deve fare tutto per tutto per inanellare secondo risultato utile consecutivo. Dato Ferretti non controlla il pallone, il suggerimento di Skinina, riparte Jorge Santos, prova a servire Loggia ma interviene lì Messina che manda fuori. Mette giù Loggia. Lemes riesce però il pallone di ritorno verso il capitano dell'Olimpia, quindi è rimessa per gli uomini di Bagnes. Skinina, Palmeggiani, si chiude l'1-2 con Nerio. Skinina che finisce a terra, spinta di Nemes che viene ammonito, primo ammonito del match a carico di Kekelemes con sono trascorsi 5-51. Inizio il secondo tempo. Fanno festa i posti del Ciampino. Lo fanno sempre, a prescindere dal risultato. Lo hanno fatto sempre in questo 2023. E anche grazie a loro se nella scorsa stagione Ciampino ha inanellato le 6 vittorie di fila in casa decisive per la salvezza diretta. Poi, intanto lancio lungo verso Ferretti che addomestica elegantemente il pallone, ma in qualche modo Messina riesce a fare la sua, non era un pallone precisissimo. Intanto Palmeggiani duella sul pallone, lo recupera che serve Skinina, quindi Messina la alza verso Palmeggiani e interviene lì Rocha che la manda fuori. Che numero, classe 2001, scorso al Benevento. Questa è la gara con più minutaggio per Federico Palmeggiani, a parte la Coppa Divisione dove anche ha disputato gare da 40 minuti su 40. Intanto brecca lì Jorge Santos che serve Nardi, ha provato il suggerimento su Portinari ma recupera palla il Ciampino. Skinina, ma interviene Nardi a tu per tu con Casassa che dice di no ancora Casassa e riparte Ferretti, non riesce a servire però Palmeggiani, quindi Jorge Santos prova col mancino però che sbatte su Messina, ancora Portinari, quindi Rocha, Portinari ancora, guadagna metri l'Olimpia, alza il baricentro, così deve fare se vuole provare di farsi sotto nel punteggio. Quindi Rocha, Jorge Santos non riesce il suggerimento su Nardi, quindi è rimessa Ciampino
scarica per Retti. Retti lungo Joao Salla, si libera lì di Portinari, Joao Salla sul secondo palo, Faticus, c'è la rete di Messina, ma un pallone d'oro, tre quarti di gol sono di Simone Faticuso, che appena entrato serve questa deliziosa palla su Giovanni Messina, e va ancora in rete. Sono trascorsi 7-10. Davvero una montagna da superare ora per l'Olimpia, il 6-1. Quello siglato da Gianni Massina su pallone d'oro di Faticuso. Eccolo Faticuso, l'ex Pescara che serve Salla, ha provato poi il pallonetto su Fior che la blocca, occasionissima per l'ex CMB di siglare il primo gol in maglia aeroportuale. Col ciampino infatti ancora deve sbloccarsi. Casas, Pina, Joao Salla, ed eccolo Faticuso che da due passi la scaraventa dentro e si sblocca per il 7-1. Simone Faticuso, e ci voleva anche il suo gol per uno dei talenti forse dal potenziale più alto della Serie A New Energy. Fa girare palla l'Olimpia con Jorge Santos che supera Pina, ma non riesce però il passaggio su Portinari. Rosalla, Pina, non riesce il suggerimento su Faticuso. Ha fatto anche un bel movimento Rosalla. Gian Attasio, appena rientrato Citraro, tocca il primo pallone del suo secondo tempo. Aperto classe 80, bella azione questa dell'Olimpia, ma recupera subito palla il ciampino. Vero, questa sarebbe una vittoria che darebbe tanto ma tanto morale. La seconda vittoria casalinga di questa stagione, la prima è arrivata nella giornata d'apertura contro il Mantova, poi purtroppo per il Ciampino i risultati alquanto deludenti. Intanto Diaz, vediamo anche a bordo, intanto Faticuso, diciamo, vediamo a bordo capo scaldarsi Teresi, Claudio Teresi, la new entry aeroportuale che aveva già incrociato il Ciampino 3 stagioni fa, chiediamo scusa, in occasione del playoff, il primo turno playoff tra il Ciampino Anni Nuovi e la S Roma Calcia 5. In quell'occasione furono gli aeroportuali ad aggiudicarsi il match. La gara la giocò a Kai, che lui comunque era in panchina. Intanto la conclusione di Lemes sul primo palo, ha coperto bene Casassa. Vediamo se ci sarà spazio anche per Teresi, anche perché come abbiamo detto prima Casassa viene da un piccolo infortunio, meglio non rischiare. Diaz su Salla, mette al centro, c'è il palo, ha rischiato l'autogol, intanto la rete di Diaz che porta il Ciampino sull'8-1. Ci ha creduto fino in fondo il Tutu, che a 10-4 sigla l'ottava rete di giornata per i rossoblù, e c'è timeout chiamato da Luca Castagna, e mentre vanno gli highlights ne approfittiamo a prenderci un minuto di pausa.
Quintetti che si riposiziona, eccolo Claudio Teresi prendere possesso tra i pali, è entrato in campo. Di realtà non si tratta di un debutto nella serie New Energy, visto che nella scorsa partita era entrato seppur per pochi secondi per sostituire Andrea De Filippis, ha preso un colpo però ha dovuto uscire per veramente 3 secondi. Intanto Lemes a sinistra sul compagno, esce subito bene lì Teresi, primo intervento del match e appunto della sua esperienza in Serie A. Possiamo comunque definirlo questo un vero e proprio esordio, anche se con le cosiddette era già entrato appunto. Intanto Petrov, Ferretti, faticoso, perde però il pallone, recupera Giannattasio, prova col mancino, pallone che va fuori. Teresi un background nel calcio, parliamo della disciplina 11 contro 11, poi il passaggio del futsal con la Roma. Intanto lancio lungo su Petrov, ha provato a sorprendere Fior sul secondo palo, Fior si è disteso però molto bene sulla sua destra, quindi rimessa nel fondo per gli scaligeri, già battuta verso Lemes, quindi Jorge Santos. In calma l'Olimpia, gestire questa azione con Jorge Santos, Giannattasio, Santos ancora, Ucitraro, pallone lungo, esce fuori Teresi che manda fuori, lui che è stato praticamente 13 mesi fermo per infortunio. Citraro di spalla lì Teresi che manda fuori il numero 7 in maglia gialla e pantaloncino nero, di testa lì Palmeggiani, manda fuori Giannattasio, Jorge Santos fissato da Palmeggiani, libera della marcatura il numero 16, poi spinta di Palmeggiani, non c'è fallo, guadagna comunque una rimessa l'Olimpia Verona, rimane a terra Liberico, non dovrebbe trattarsi nulla di serio, forse solo la botta subita nella caduta, adesso è un pochino claudicante ma senza particolari conseguenze. Spagnolo ex Pomezia, Fortitudo Pomezia, Demes, Jorge Santos, punta Palmeggiani, ancora Jorge Santos, ma Palmeggiani in una bocca, ha fatto un bel movimento e Federico Palmeggiani manda fuori Giannattasio, Citralo, tu Giannattasio, e esce Teresi, non abbiamo visto dalla nostra postazione se si è toccato oppure no, diciamo si è toccato il pallone rimpallato su Giannattasio, fatto sta semplice rimessa dal fondo, ma davvero un'ottima uscita del numero 7 dei padroni di casa, faticoso, Petrov su Palmeggiani, Petrov ancora, Ferretti, Petrov, tre davvero giovani promettentissimi in campo contemporaneamente. Tanto Ferretti, ancora il numero 11, classe 2001, ha provato a insistere ma fa buona guardia il Verona. Ferretti e Palmeggiani, classe 2001, faticoso classe 2003. Ci auguriamo che il loro futuro nel futsal sia radioso. Tanto alza Petrov di testa, però giocatore scaligero, poi retropassaggio di Palmeggiani su Teresi, Palmeggiani ancora, fa sporterate con Giannattasio, finisce a terra il numero 13, fallo commesso Alex Maccamprata. Tanto faticoso, punta Citraro, passaggio su Petrov, Ferretti ancora,
su Palmeggiani, Fatiguso, Ferretti, Petrov, Palmeggiani, Petrov ancora sulla destra, prova a liberarsi della marcatura di Rocha, ma interviene seconda battuta Citraro che è scivolata, manda fuori. Citraro dà indicazione a un allenatore, un secondo allenatore praticamente, un allenatore in campo. Intanto prova col destro Palmeggiani, ci vorrebbe anche una rete del bomber di Coppa Divisione, come detto 16 marcature con la maglia del Ciampino, ma nella competizione under 23, non in prima squadra. Intanto Petrov si libera di Giannattasio, tocca su Ferretti, di suola su Petrov, ma c'è un colpo non falloso, il serbo che va a riposizionarsi sul rettangolo di gioco. Portinari, Giannattasio, Palmeggiani, Petrov, Ferretti, Petrov, Fatiguso, Citraro interviene, ma il possesso ancora del Ciampino. Ferretti che ha ricevuto palla a Petrov, Ferretti col mancino, dice di no, Fiorra che rimane in piedi e manda fuori, rimessa laterale, Ferretti batte verso Palmeggiani, quindi Petrov, ancora Gianluca Ferretti, Simone Fatiguso, un Ferretti che ha provato a servire Palmeggiani ma rimane a terra. Fatiguso, fallo di Citraro che viene ammonito, secondo ammonito del match. Dopo l'Emes, chissà che presto non rivedremo Ferretti e Palmeggiani in nazionale, loro hanno partecipato allo stage a febbraio. Dato parte Fatiguso, la suola verso Petrov, la tocca a Ferretti, invece Fatiguso una convocazione con la nazionale under 19, ma i tre anni or sono, blocca intanto Teresi che è un classe 98, anche se sono pochi anni che è nel futsal, è vero che ha giocato anche in eccellenza a calcio. Ferretti, Palmeggiani, Ferretti ancora, passato da Rocha, Petrov, Ferretti gioca con sicurezza il Ciampino, con la sicurezza intanto di tacco Ferretti, Palmeggiani, Fatiguso che splendida occasione per il Ciampino, una magnifica azione, mancato solo il gol a Palmeggiani, davvero si intende una meraviglia. Loro del resto ne hanno fatte di partite insieme in questa stagione, ma parliamo della Coppa della Divisione. Ovviamente Palmeggiani e Fatiguso che hanno avuto poco minutaggio finora, magari potrebbero rivelarsi i veri acquisti di questo futsal mercato invernale, magari ci sarà un maggior minutaggio e ci sarà bisogno anche di loro per la salvezza. Tanto Salla verso Pina, ancora Salla, prova a ripartire il Verona con Giannattasio, serve Orge Santos, punta Messina col mancino, pallone sporcato, finisce fuori, corner per gli scaligeri. Davvero ci stanno mettendo un grande impegno i giocatori ospiti quest'oggi, nonostante il punteggio. Schina alleggerisce verso Teresi che rilancia lungo verso Salla, gancio a meraviglia il brasiliano e finisce a terra, non c'è fallo, Rocha, semplice un trasto di gioco e non falloso. Giannattasio, Portinari, Rocha, Portinari ancora, Jorge Santos, Portinari, anche Portinari, classe 2003, sicuramente un giovane da tenere d'occhio.
Portinari, Jorge Santos, 4 minuti effettivi al termine del match, al termine dell'ultimo match del 2023 per Ciampino Olimpia Verona. Prova a far girare formazione ospite. Roccia, Portinari, si alza il Ciampino. Portinari, vero giusto atteggiamento da parte degli aeroportuali che vogliono scolarsi torso il momento negativo che l'ha tenuti davvero lontani per 53 giorni dalla vittoria, poi sono sconfitte e pareggi, presa la Coppa Divisione. Tanto Messina, ma dice di no Teresi. Peccato per Portinari, è stata davvero una grande azione. Tanto Roccia si libera di Schirinà e ancora a chiudere Teresi, poi palla al centro. E qui è Giannattasio che si divora la seconda rete di giornata per l'Olimpia Verona. Ha fatto comunque un grande intervento prima Claudio Teresi. Non sembra che è stato fermo 13 mesi per infortunio. È presentato subito bene. Schinina, Jorge Santos lascia scorrere, si accontenta di una rimessa. Entrambe le compagini torneranno di scena il 7 gennaio, l'indomani dell'Epifania. Ciampino sarà ospite del Pirossigeno Cosenza al Pala Cosenzia, mentre l'Olimpia Verona al Pala Olimpia ospiterà la Fortitudo Pomezia. Tanto Jorge Santos su William Roccia, tu per tu con Teresi, pallone che si alza. Non arriva però Portinari in tempo a ribadire rete, ma c'è un tocco, quindi è corner a favore dell'Olimpia Verona. Sciupa però questa occasione a fermo e c'è spazio anche per Gabriele Folco che entra in campo, altro giovanissimo davvero molto tecnico. Ha approdato in pianta stabile in prima squadra da questa stagione, lui che gioca anche da fuori quota nell'Under 19. L'ultima gara da Under 19 disputata contro la Cioli, ha disputato una grande doppietta. Specialmente il secondo gol, intanto Folco ha provato a centrare la porta, non c'è riuscito però. Pallone a dire la verità non precisissimo. Tanto lancio lungo, c'è spazio anche per il numero 13 dell'Olimpia, parliamo di Bortolotto, giovanissimo, classe 2005. Tanto Portinari da sola su Roccia, pallone lungo, lascia scorrere, anzi no, Messina, stava per uscire Teresi, ma è giusto non perdere il tocco al portiere. Folco, Schinina, ancora Folco, la toccata lì Roccia, non è riuscito però a ripartire, pallone che va fuori. Mette giù Schinina, su Folco, Schinina, scarica su Salla. Ancora Giosalla su Messina, Folco al centro, era più un passaggio verso Salla ma la traiettoria ha centrato la porta. Si è fatto trovare Pontofior che ha subito rilanciato lungo, chissà se era un tiro per sorprendere Teresi. Basta che si riparte, una rimessa dal fondo già battuta verso Messina. Noi siamo entrati nell'ultimo minuto effettivo di gioco. Intanto Roccia su Messina, ultimo tocco dell'11 dell'Olimpia. Ciampino a un millimetro davvero dal secondo successo in casa stagionale. È arrivato il primo successo tra le mura amiche alla giornata d'apertura contro il Mantova. In campionato invece si tratta della quarta vittoria, si tratta di
possiamo però anche togliere il condizionale, davvero sono 7 gol, una montagna quasi impossibile, se non impossibile, da scalare in 30 secondi effettivi. E possiamo dirlo, cioè Pino sta ottenendo la quarta vittoria stagionale, 2 in casa, quindi dopo Mantova, dopo la partita col Mantova, la partita oggi col Verona, in mezzo c'erano state le vittorie su Feldi Eboli e Kame Treviso. Giocatori si scambiano il 5 nel campo. Ciampino, che dopo 53 giorni dal blitz del Palasele torna a vincere, e lo fa con un 8-1 sull'Olimpia Verona, che si era portato addirittura in vantaggio. Olimpia Verona che oggi ce l'ha messa davvero tutta, non è mancato l'impegno, ma il Ciampino era determinato a chiudere nel migliore dei modi questo 2023. Davvero una grande reazione degli uomini di Bagnas, che ritrovano quindi fiducia per il 2024, in cui saranno chiamati a scalare la classifica centrale, la salvezza diretta. Ma rimanete con noi, proviamo a fermare qualcuno dei protagonisti di oggi. Appassionati di futsal, siamo con Simone Faticuso, autore del primo gol con la maglia aeroportuale. Simone, al di là del largo successo, le vittorie larghe non sono mai scontate, Ciampino diciamo oggi era determinato a togliersi di dosso questo momento negativo. Certo, erano ormai 2 mesi che aspettavamo questi 3 punti e per fortuna davanti ai nostri tifosi siamo riusciti a portare a casa questo risultato che non era scontato, perché loro venivano dal primo punto in campionato, erano motivati, ma oggi lo siamo stati di più noi di loro. Senti Simone, invece primo gol con questa maglia, cosa hai provato soprattutto a fare un gol nella Serie A New Energy? È sempre un'emozione, è il mio secondo in Serie A, ma il primo con questi colori, spero sia il primo di una lunga serie. E niente, sono molto contento. Senti, ultimissima domanda, oggi c'è stata questa importantissima vittoria, la situazione però è ancora difficile, la prossima partita è col Cosenza, che gara sarà? Sarà una gara difficile come tutte quante, e dobbiamo cercare di fare punti nelle prossime due partite, che sono due scontri diretti non importanti di più per la classifica finale, e giocarci tutto il girone di ritorno come meglio possiamo. Simone, complimenti per questa gara a prescindere dal gol, complimenti davvero. Grazie mille Ale.
Proveremo a fermare anche qualcuno dell'Olimpia Verona. Vediamo se ci sarà Fabiano Portuga, l'ex della sfida. Anzi, viene Luca Castagna, tecnico dell'Olimpia Verona. Mister, davvero da tenere d'occhio, un classe 86, tra i più promettenti di questa serie. Mister, 8-1, una gara che si era messa addirittura bene. Comunque io vorrei rodare l'impegno dei tuoi ragazzi, che oggi ce l'hanno veramente messa tutta e si è visto in campo. Sì, un grande impegno, grande sacrificio. È stata una settimana difficile per via di assenze, influenza, infortuni. Oggi penso si sia anche un po' visto. Abbiamo cercato di dare il massimo, penso che lo abbiamo fatto, siamo partiti bene, abbiamo avuto un momento un po' di sbandamento e dopo onestamente era difficile riuscire a resistere e restare in partita fino alla fine per come è stata la settimana e per le nostre condizioni fisiche del momento. Mister, la situazione in classifica sicuramente è difficile, cosa ti fa ben sperare però per questo 2024? Ma allora, intanto recuperare tutti gli acciaccati e gli assenti, questo deve essere il primo buon proposito per il nuovo anno. Abbiamo dimostrato nelle ultime prestazioni che non siamo demoralizzati, abbiamo entusiasmo, voglia di dimostrare che meritiamo di più di quello che abbiamo raccolto. E speriamo di sistemare un po' queste situazioni e mettere in campo delle buone prestazioni e raccogliere punti. Mister, complimenti comunque per i tuoi ragazzi, campioni del girone A della Serie 2 dello scorso anno. Quest'anno ce la stanno mettendo tutta, io ti faccio veramente un in bocca al lupo per questa seconda parte di stagione. E buon anno. Altrettanto anche a voi. Grazie mille. Dal Palazzo Arquini è tutto, vi auguriamo un buon anno, un saluto da Alessandro Cappellacci.